Dopo i primi giorni di polemiche per le difficoltà incontrate dalla Regione Sicilia ad inaugurare il padiglione che la vede protagonista assieme ad altri paesi per presentare al mondo il cluster biomediterraneo, oggi tocca alle Egadi. Dario Cartalbellotta, responsabile unico dell'assessorato all'agricoltura, è dovuto letteralmente ricorrere a scopa e paletta per togliere la sporcizia trovata l'1 maggio. Così come si è dovuto asciugare il parterre, zuppo d'acqua per una copertura esteticamente gradevole, ma certamente non funzionale con il maltempo. Infine, il padiglione degli 11 paesi che rappresentano con capofila la nostra isola e il progetto portato avanti dalla Giunta Crocetta sembrerebbe logisticamente penalizzato e poco segnalato. Insomma, un disastro che ha già fatto fare una figuraccia alla Sicilia su molte testate nazionali ed ha mandato su tutte le furie l'assessore Caleca, che ha minacciato l'organizzazione di non versare neanche un euro dei 3 milioni previsti se a stretto giro di posta non si fosse provveduto a risolvere le problematiche di questi giorni. Speriamo che oggi tutto possa essere risolto, infatti oggi tocca alle nostre isole e le nostre collaboratrici Iana Cardinale ed Antonella Lusseri saranno in prima linea per far vedere al pubblico dell'Expo l'eccellenza della nostra terra. La prima dal cluster milanese, la seconda in collegamento da Marettimo, presenteranno con gli isolani della più lontana delle Egadi le tradizioni che da sempre li contraddistinguono. La pesca ovviamente e la tradizione culinaria che ne deriva. Il tutto fra il mare cristallino e le bellezze attrattive che le fanno tutte e tre fra le perle più apprezzate del Mediterraneo. Le attività nell'ambito dell'evento dedicato all'arcipelago si sono aperte stamattina. Presenti tra gli altri Dario Cartabellotta, responsabile del cluster biomediterraneo, il sindaco delle Egadi Peppe Pagoto, il direttore della riserva marina Stefano Donati, lo chef Peppe Giuffrè, il RAIS Gioacchino Cataldo, il soprintendente Sebastiano Tusa e le insegnanti di Favignana e Marettimo con una delegazione di studenti. E mercoledì si replica, ma questa volta sarà un'altra nostra eccellenza la protagonista, l'Isola Nera di Pantelleria.